Antonio Prastaro, turno infrasettimanale, seconda vittoria del Castiadas in un campo difficilissimo, l'intervallo sotto di un gol, il finale 3-1, alla lunga è venuto fuori che cosa? È venuto fuori che in questi campi non si può giocare a calcio, dunque ha vinto la volontà, la forza, lo spirito di gruppo e un pochettino di strategia perché ci siamo adattati al campo, però onestamente è difficile giocare in un campo del genere, soprattutto in un campionato così importante, pertanto c'è il rammarico perché non si può giocare dove la palla è magica e devi toccarla 70 volte per farla stare un po' giù, è sempre un contrasto eccetera. Poi paradossalmente le azioni migliori, anche ben costruite nella ripresa quando dovete rimontare la gara, spostamento tattico all'inizio del secondo tempo, togliete uno dei vostri migliori giocatori che probabilmente qui non rendeva, avanzato Porcheddu, sono arrivati i gol con belle manovre, un rigore. Abbiamo un buon gruppo, siamo ancora pochi perché siamo partiti in ritardo, però abbiamo grande spirito di gruppo e abbiamo grande spirito di sacrificio, infatti chi è entrato ha fatto benissimo, Mattia Zinzola ha fatto ottimamente quello che mi aspettavo da lui e siamo contenti. Questo dimostra che comunque i campionati vanno vinti con gli organici e non con i singoli. Oggi vi mancava Basualdo, infortunato, ha giocato a Carbone, non siete tantissimi, però giusti per ora. Per ora giusti, per ora, però ecco, no, ripeto, Carbone è un ottimo giocatore anche lui, però in ritardo di condizione, anche lui come qualche acciacco, è arrivato mercoledì scorso, dunque dobbiamo trovare, giocando la condizione, non abbiamo neanche il tempo di poter lavorare tanto, però io credo che in questo momento, e vale per tutti, bisogna ringraziare che stiamo giocando a calcio. Perché sento tanti discorsi, partite sospese, quindi ringraziamo che si può giocare, dobbiamo adattarti a questo tipo di campionato e dobbiamo fare tutto uno sforzo, altrimenti l'altra cosa è starcene a casa, nel divano, come eravamo nel lockdown, non credo che piaccia a nessuno. Con la soddisfazione di un tecnico nel ricostruire interamente un gruppo, comunque l'hai fatta anche l'anno scorso da Nuorese, se vogliamo. È last minute, mi piace sempre, tanti anni che lavoro così. E niente, sono contento di poterlo fare, quello è importante. Cosa manca a questa squadra nei vari reparti? Ma ripeto, intanto trovare condizione ottimale fisica, bisogna trovare qualche altro meccanismo, trovare qualche, perché vista anche la partita di oggi, qualche variante nel nostro modulo e poi qualche altro probabilmente arriverà. E dunque ci daranno una mano. Adesso vedere in quale reparti, no, l'importante è avere un gruppo un pochettino più ampio. Si dice non c'è due senza tre, domenica col porto rotondo potrebbe essere il tris di vittorie. No, a pensarla una per una, oggi era difficile, al primo tempo stava diventando difficilissima, siamo stati bravi a non perdere la calma e a mantenere un po' di consapevolezza nei nostri mezzi, perché sapevamo che bisognava trovare la chiave per poi e metterla a nostro favore. Porto Rotondo ci penseremo da domani, oggi mi riposo perché sono un po' stanco. Tre punti comunque importantissimi perché in questo campo non sarà facile per nessuno uscire vittorioso. Tre punti perché ripeto, giocare a calcio qua non è facile, al di là dell'avversario. Credo che io poi storicamente in questi campi soffrono le mie squadre, soffrono tantissimo, dunque sono ampiamente contento. Quindi sta cambiando qualcosa? Non lo so, speriamo. Grazie Antonio, complimenti e grazie a voi.